attenzione, no, ma questo non è il punto, Cacciari, il punto è di dimettersi ora che è candidato ufficiale del PD. Ma io mi sono dimesso il giorno dopo che sono stato candidato anni fa alla presidenza della Regione Veneto, in quello stesso istante mi sono dimesso dal Consiglio Comunale e da Sindaco di Venezia. Ma ripeto, perché a me sembrava così, non sono questioni, veda, Gruber, non sono questioni che possono essere affrontate a livello personale. Consiglierei a Giachetti di dimettersi, però capisco che poi sono questioni che uno poi risolve in base al contesto in cui si ritrova, in base ai rapporti e alle relazioni che ha nel partito, fuori. Il problema sono le regole. Chiaro, chiarissimo. E adesso Giachetti, che è il diretto interessato, ci dica lei cosa pensa di fare. La cosa è semplice, la regola c'è ed è prevista dalla legge, c'è l'incompatibilità tra il sindaco ovviamente e il deputato. Sì, in questo caso c'è, certo. Ecco. Dopodiché non ci sono altre regole che rendono incompatibilità. Vorrei anche sommessamente dire che l'incompatibilità sarebbe con, non la carica, ma con la candidatura. Io ho dimostrato che ho fatto 2 mesi di campagna per le primarie facendo... diciamo parecchia, mettendoci parecchie energie, ma rendendosi assolutamente compatibile il mio presiedere l'aula 2 volte a settimana ogni 15 giorni come normalmente fanno i 4 vicepresidenti e ovviamente lavorando magari fino a mezzanotte per fare la campagna elettorale. Francamente devo dire che parlando con i romani nessuno mi ha mai posto il problema, ma perché non ti dimetti? Mi ponevano il problema se c'era una buca da coprire, se c'era uno spazio verde abbandonato, e devo dire anche che se qualcuno avesse dovuto penalizzarmi già nelle primarie forse non avrei preso quel 64%. Dopodiché io sono assolutamente d'accordo, le regole, ma questa regola non c'è al momento. E quindi lei si dimetterà, qualora verrà eletto lei si dimetterà, altrimenti resta, insomma, ed è ancora in carica. Dovete tutta la canaglia!